tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Lascia il lavoro e diventa rapinatore di banche, in manette un uomo di 38 anni. Troppi furti in asilo, Santorelli presenta una interrogazione urgente in consiglio comunale. Pioggia e basse temperature, sembra tornato l'inverno, il primo maggio, che tempo farà? Nuova illuminazione lungo la passeggiata di Sassonia, per il comune risparmio di 5.000 euro l'anno. Tra poco Missione Salute, ospite il dottor Giuseppe Migliori, si parlerà di problemi legati a naso e gola. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Buonasera, buonasera a tutti voi cari telespettatori di Occhio alla Notizia, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione, come sempre la cronaca in primo piano. Andiamo a Pesaro, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo che si era licenziato per un nuovo lavoro, si va per dire, il rapinatore di banca. Ha deciso di lasciare il lavoro da operaio in una ditta edile e diventare al tempo stesso un rapinatore di banche. Giovanni Di Benedetto, 38 anni, di Misano Adriatico, in provincia di Rimini, è accusato di aver rapinato due istituti di credito in altrettanti mesi. Il primo colpo lo ha messo a segno il 13 gennaio scorso nella filiale di Gabicemare della Cassa di Risparmio di Ravenna, dove alle 10.45 è entrato simulando il possesso di un'arma da fuoco e intimando al cassiere di consegnare tutto il denaro contante di circa 4.000 euro. La seconda rapina invece è avvenuta alle ore 16 nella filiale di Gradara della banca di credito cooperativo, dove è riuscito a fuggire con 9.400 euro, ma questa volta minacciando il cassiere dicendogli di avere in tasca del liquido corrosivo, dell'acido insomma. In entrambi i casi il 38enne era entrato prima come cliente con la scusa di dover aprire un conto o di richiedere informazioni su tasse da pagare, ma solo con l'obiettivo di fare un sopralluogo. Al momento della rapina poi entrava col volto travisato da un cappellino, questi occhiali da sole e barba lunga fatta crescere per l'occasione. I carabinieri di Gabicce insieme ai colleghi del nucleo radiomobile di Pesaro sono riusciti a rintracciarlo grazie alle telecamere di videosorveglianza che nelle vicinanze di una delle banche prese di mira hanno ripreso il passaggio di un'auto e la sua targa. In base a questa i militari sono riusciti a risalire a Di Benedetto, incensurato, sposato e con figli. La vettura in realtà è intestata a un familiare dell'uomo che era ignaro di quello che faceva il vicino parente. Inoltre l'attività di indagine ha permesso di constatare che durante la prima rapina avvenuta quando ancora faceva l'operaio il 38enne è risultato essere assente sul posto di lavoro. Fondamentali sono state anche le testimonianze degli impiegati che fra le varie descrizioni si sono ricordati che il rapinatore aveva detto "vengo oltre", tipica espressione di chi abita in zona. È stato arrestato sottoposto agli arresti domiciliari, quindi in misura cautelare, e davanti al GIP ha confessato di aver portato a termine entrambe le rapine. A conferma di quanto ipotizzato dai carabinieri, nella casa dell'uomo sono state rinvenute ulteriori prove, ma del denaro nessuna traccia. Il 38enne ha detto di averlo speso per pagare dei debiti. Il denaro non è stato rinvenuto in occasione delle perquisizioni, però le perquisizioni hanno consentito di aggiungere qualche altro tassello utile alle indagini e quindi ai fini probatori della sua colpevolezza, in quanto ci ha consentito ai carabinieri quindi sempre di Gabicce di recuperare gli indumenti che utilizzava o in fase di sopralluogo o come gli occhiali in entrambe le rapine e quindi altri tasselli e indizi utili alle indagini in corso, che sono tuttora in corso comunque. Il Comune di Fano ha annunciato che alla fine di maggio verranno accesi nuovi lampioni a LED su tutta la passeggiata del lungomare di Sassonia. Maggior risparmio, più efficienza e luminosità.
Queste sono solo alcune delle caratteristiche della nuova illuminazione pubblica sul lungomare di Sassonia-Fano, dove sono iniziati i lavori di riqualificazione grazie a un investimento di Asespa di 130.000 euro. L'operazione, che verrà completata entro il 31 maggio prossimo, comprende 70 pali con 76 plafoniere e 280 lampade a LED che andranno a sostituire quelle esistenti, facendo abbassare i consumi di energia del 57%. Questo significa che ogni anno il costo scenderà da 9.000 euro a poco più di 4.000 e nel giro di 20 anni il comune risparmierà più di 110.000 euro grazie alla nuova tecnologia apportata in zona Sassonia. I lavori però rientrano in un programma di interventi di illuminazione pubblica che nel tempo verranno eseguiti anche in altre zone della città, portando ulteriori benefici e risparmi che andranno ad incidere sulle casse comunali. Una operazione che noi abbiamo definito 1000 LED che ci consentirà, oltre che fare questi investimenti, anche un risparmio annuale di 86.000 euro sul bilancio del Comune di Fano. Questo ovviamente è una cosa molto importante, si risparmia, siamo più moderni, siamo più ecocompatibili e soprattutto siamo anche più belli, tra virgolette. Questa città ovviamente ne guadagnerà, soprattutto la passeggiata di Sassonia ne guadagnerà in bellezza, perché ovviamente andremo a fare una sostituzione di circa un centinaio di pali che anche dal punto di vista estetico saranno gradevoli. Ovviamente questa cosa è stata fatta anche in accordo con l'architetto che allora progettò la passeggiata, Gianni L'America, che si è dimostrato molto disponibile e contento anche di questa situazione. I lavori lungo i 950 metri della passeggiata Giovanni Paolo II proseguiranno con transennamenti locali senza interferire quindi sulla normale pedonabilità. Abbiamo cominciato l'altro anno con la pista ciclabile da Fano a Fosso Seiore, passiamo quest'anno alla passeggiata Sassonia e devo dire che il cambiamento è radicale, passiamo da una vapori di mercurio a una lampada a LED, quindi facciamo anche green economy, in un certo senso diminuiamo le emissioni di CO2, ma valorizziamo una zona importante della città. Ne seguirà anche il relamping del centro storico, gli ingressi turistici alla città come cavalca ferrovia e un parco storico come quello dei passeggi. Troppi furti nell'asilo Manfrini, i genitori degli alunni protestano, il comune corre ai ripari mettendo le grate alle finestre. In consiglio comunale Alberto Santorelli presenta una interrogazione urgente. E a quale scopo? Lo chiediamo proprio al consigliere Santorelli. Buonasera. Buonasera, buonasera. Allo scopo di prendere i provvedimenti seri, urgenti e definitivi per quanto riguarda queste intrusioni che sono avvenute in questa settimana nella scuola Manfrini. Sono stato contattato da diverse mamme molto preoccupate del protrarsi di queste incursioni, di ladri, di tossicodipendenti, di non si sa, ecco, di qualcuno che ci sta prendendo gusto e sta sfidando le istituzioni, la scuola e la serenità delle famiglie. Questo non è dato ancora a saperlo e speriamo che le forze dell'ordine le possano individuare. Fatto sta che le mamme non possono trovarsi tutte le mattine con il pensiero di dover far entrare i figli a scuola in locali che sono stati visitati la notte da non si sa chi, utilizzati i servizi igienici oppure utilizzata la cucina. Ho chiesto la disponibilità di discutere questa interpellanza urgente per fare un appello alla Giunta, all'assessore, di intervenire quanto prima con soluzioni definitive. L'assessore mi ha risposto, devo dire, riconoscendo anche alcune pecche in termini di comunicazione che sono avvenute in queste settimane. Riconosco il lavoro che sta facendo insieme agli uffici per dare una risposta in queste settimane, come ho riconosciuto, ecco, la sua onestà intellettuale nel riconoscere appunto che c'è un problema e anche serio. Ho proposto però di intervenire nel frattempo che verranno prese queste misure di sicurezza, ovvero l'impianto d'allarme, la videosorveglianza, di intervenire in queste settimane con l'istituto di vigilanza che è convenzionato con il comune, ovvero mettete in piantone un vigilante che con la sua auto può sorvegliare tutta la notte, ovvero quando la scuola è chiusa, la scuola, e far star così serene i genitori, le mamme, che la mattina accompagnando i figli a scuola non hanno il dubbio che sia entrato qualcuno durante la notte. Ecco, dunque un vigilantes all'ingresso di questo asilo che in effetti è stato preso di mira un po' troppo spesso da qualche balordo, da qualche ladro. L'ultimo
L'ultima intrusione ha visto qualche gelato mancare dal frigorifero, dal congelatore, insomma, quindi più un balordo forse che un ladro in cerca di soldi o quant'altro. E sulla questione del vigilantes, che cosa le ha risposto, se le ha risposto l'assessore? È fattibile? Su questa questione non mi ha risposto, si è riservato di verificare in queste ore con gli uffici quanto poteva fare. E devo dire anche che nell'ultimo caso si tratta di un gelato, nel caso precedente c'erano anche delle chiazze di sangue che erano state lasciate durante l'intrusione, quindi ovviamente questo genera ancora più preoccupazione, però non siamo qui a soffiare sulla preoccupazione delle famiglie, quanto con questa sera si è voluto mettere un punto definitivo a tutte un po' le voci che si inseguivano, che in qualche modo rischiano di far perdere anche credibilità allo stesso istituto, che invece è molto buono, è frequentato da maestre che fanno benissimo il loro lavoro. Quindi si tratta di cercare insieme, che credo che quello sia poi l'interesse comune di tutti, e di cercare insieme delle soluzioni e anche incentivare, fare un appello a delle risposte più veloci e anche forse fuori dagli schemi burocratici, come può essere quello di avere un vigilante fuori dalla scuola tutta la notte. Già questo darebbe nelle prossime settimane il tempo all'amministrazione di non avere la pressione delle famiglie che si sentono poco serene e di lavorare in tutta tranquillità, e anche le forze dell'ordine di lavorare in tranquillità nel trovare i responsabili. Quindi una Bene. Soluzione ovviamente tampone, ma che può dare una risposta importante. Certo, grazie Alberto Santorelli di Progetto Fano. 300 alunni delle scuole elementari di Cartoceto hanno partecipato questa mattina ad una simulazione al cardiopalmo. Vediamo perché. Squadre di soccorso della Croce Rossa in azione, cani cerca persone e vigili del fuoco impegnati nella rimozione delle macerie, urla, grida di aiuto e mezzi speciali dell'esercito in azione a Lucrezia di Cartoceto. Sembra una scena di un evento sismico in piena regola, ma niente paura, si tratta di un'esercitazione dove l'evento è finto, ma gli attori e le squadre impegnate sono vere. Sotto gli occhi rapiti di oltre 300 bambini, questa mattina alle 11.30, per il secondo anno, Cartoceto diventa la capitale della protezione civile, che assieme alle squadre di soccorso mostra cosa avviene realmente in uno scenario di questo genere. Si tratta del secondo anno in cui il gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto ripropone il progetto Scuola Multimediale di Protezione Civile. Si tratta appunto di un momento formativo, informativo e didattico che il gruppo comunale di protezione civile ha elaborato e realizzato con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Lucrezia e che consentirà prevalentemente ai ragazzi delle classi terze e quarte della scuola primaria di appunto formarsi rispetto ai vari momenti e ai vari siti di informazione di tutte quelle che sono le forze che in qualche modo potrebbero entrare in gioco in caso di emergenza. Esercito in prima linea nei casi reali e anche qui a Cartoceto nella didattica. Tra i bambini che pur di poter indossare un elmetto mimetico e salire sull'autoblindo non si risparmiano in file estenuanti. E oggi siamo venuti qua per dimostrare ai bambini, le attività principali del 28° Reggimento Pavia, che grazie alla prontezza dual use è capace di impiegare sia le tecnologie a disposizione per l'ambito fuori della popolazione e sia per altri impieghi, quelli preposti alle nostre attività. Oggi in particolare per i bambini abbiamo cercato di attirare l'attenzione per le cose più pratiche, quindi per i nostri veicoli, per le nostre attrezzature, per i nostri equipaggiamenti, diciamo che erano più attratti da quello che era le attività materiali. Per loro alla fine è quasi sempre anche un gioco, anche questo qui. Oltre ai militari, ogni altro corpo è coordinato dalla Protezione Civile, che ha gestito le fasi dimostrative dell'intervento Interforze che è andato in scena appunto a Cartoceto. Un impegno che insomma comunque sia notevole, e siamo riusciti nel nostro intento, ringraziando anche il cielo che comunque sia stamattina ci ha assistito, e
siamo riusciti a coinvolgere importantissimi corpi, quali l'esercito, quali l'aeronautica militare, il Corpo Forestale dello Stato e il gruppo cinofili dei Vigili del Fuoco, per dire i più importanti. Comunque sia, senza scordare la Croce Rossa, senza scordare i vari gruppi che sono intervenuti anche di protezione civile. Oggi comunque sia parliamo di terremoto. Da qui ci sarà l'esercitazione vera e propria con il crollo di un'abitazione, fatta chiaramente con gli scatoloni, e sarà tutto un divertirsi, ma un divertirsi comunque sia, mentre si insegna qualcosa e mentre comunque sia è una cosa che può capitare realmente. Ed è stata chiusa al traffico per più di due ore la strada provinciale 80 che collega Villa Grande e Montegiano, due frazioni di Monbaroccio, strada interrotta a causa della caduta di due pioppi sulla carreggiata. Per rimuovere le piante sono intervenuti i tecnici della provincia insieme ai vigili del fuoco di Fano. E il maltempo che ha caratterizzato la giornata odierna tornerà a rovinare l'uscita fuori porta del 1° di maggio, almeno così dicono le previsioni. Noi per avere conferme sentiamo e ci colleghiamo con Francesco Cangiotti di geometeo.it. Buonasera Cangiotti, allora. Sì, buonasera direttore. Come è così? Anticipato, sicuramente avremo un 1° di maggio all'insegna di stabilità. Andando per ordine, il miglioramento che ha accompagnato la giornata di oggi sta via via lasciando il posto, soprattutto nella giornata di sabato, a tante zone di sereno, ma appunto proprio nella giornata di domenica transiterà una nuova perturbazione in arrivo dalla Francia, che appunto dalla tarda mattinata e dal primo pomeriggio sarà accompagnata da rovesci e temporali che via via interesseranno a partire dalle zone interne e poi in serata e nel corso del pomeriggio anche i tratti costieri. Quindi consigliamo appunto chi vorrà svolgere la giornata del 1° maggio all'aria aperta di approfittare delle prime ore del mattino, perché poi appunto nel pomeriggio i temporali e le piogge saranno comunque in agguato su gran parte del nostro territorio. Bene, grazie a Francesco Cangiotti, geometeo.it. E probabilmente è stata la pioggia a causare un incidente stradale verso le 17.30 di oggi pomeriggio nella zona della Trave a Fano. Vedete la fotografia, una Fiat Panda di colore nero è uscita fuori strada ed è finita contro il guardrail. Storie di una liberazione in Italia e in Europa, il titolo della mostra fotografica di Fulvio Palma, che verrà allestita dal 29 aprile all'8 di maggio nella chiesa di Santa Maria del Suffragio a Fano. Negli stessi spazi, domani venerdì, si terrà un convegno a cura di Antonio De Simone, professore dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, mentre in occasione della chiusura della mostra interverranno i professori Piccinini e Crinella. Entrambi gli appuntamenti sono organizzati dall'Associazione dei Greenliners e si svolgeranno alle ore 21. Domenica scorsa alla BPA Palace di Pesaro si è disputata l'ultima partita di campionato in casa della squadra di basket VL Consult Invest, dove la squadra marchigiana ha ottenuto la salvezza. Durante l'intervallo sono stati premiati i ragazzi della classe terza E dell'istituto comprensivo Matteo Nuti di Fano, che hanno vinto il concorso Crazy for Basket. Il concorso, promosso da Beko, sponsor ufficiale del campionato di basket di Serie A, in collaborazione con la Lega Basket, ha voluto creare un parallelismo tra basket e ambiente, regole nello sport e regole nella vita. I ragazzi sono arrivati primi nella Regione Marche con il video che avete visto, che state vedendo, un video di 30 secondi che ha avuto come slogan «Non c'è gioco senza ambiente». La presenza di animali per aiutare gli anziani a vivere meglio è l'iniziativa che è stata iniziata nel mese di febbraio alla Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova e che ha deciso di sperimentare questa nuova terapia per portare benessere alle persone della terza età senza l'uso quindi di ulteriori farmaci. Li avevamo lasciati così, in cerchio o a terra, fra le coccole e le carezze regalate ai nuovi amici a quattro zampe. Momenti speciali, quasi unici, che sono stati vissuti dagli ospiti della Casa Albergo per Anziani Famiglia Nova grazie ad un nuovo percorso intrapreso a febbraio per portare benessere alle persone della terza età, ma in modo alternativo.
Ed eccoli qua, a distanza di 2 mesi, in piazza 20 settembre a Fano, insieme a 4 Golden Retriever. Hanno fatto davvero amicizia con questi animali, diventati ormai dei compagni fedeli, sempre disponibili e in grado di allontanare, anche se per poco, la solitudine e le sofferenze. I vostri ospiti come hanno reagito a questa iniziativa? Beh, basta vederli, in realtà, benissimo. È stato sia a livello emozionale che a livello comunque cognitivo, nel senso che abbiamo potuto stimolare la memoria, il ricordo, insomma è stato fantastico. È una bella compagnia. Gradisce anche molte coccole. Sì, certo. Giulio, ma vorresti che questa iniziativa potesse continuare? Ma certo, certo deve continuare. Queste sono bestie che fanno compagnia enorme, specialmente alla mia età. Quanti anni hai, Giulio? Ho perso il conto. Meno di 100. Sono cani estremamente docili e mansueti, sicuramente i cani più adatti per fare un'attività del genere, quale la pet therapy. Siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti e ci auguriamo che i nostri cani del nostro allevamento possano tornare presto a tenere compagnia a questi anziani. Come si chiama il cagnolino che ti affianca o cagnolina? È Petunia. Petunia. Ecco, ti tiene molta compagnia. Ah, caspita, guarda. Dicevi prima che tira? È difficile tenere. Porca mentire, andiamo avanti senza benzina. Oh. Sono diciamo come noi, quello che li capiscono quello che gli diciamo. Che cosa sta fermo, non andare forte, mi fai male. E allora rallentano, non può. Ti dà la zampa? Sì. Ce lo puoi fare vedere? Zampa. Eccola qua. Eccola qua. Coccole che vuole, ragazzi? Sì. Quante coccole vuoi, di? Un bel po'. Grazie per aver seguito Occhio alla Notizia. Arrivederci.